schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mil che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mil su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi da fare da soli nel nightclub. Ragazzi, come state vedendo, i requisiti per fare questo glitch quali sono? Allora, il primo requisito ovviamente dovremo avere una LG Retro Custom. Io questo glitch, ragazzi, lo sto facendo nel B2, quindi non cominciate a domandarmi funziona nel B3, nel B4. Se c'avete il B2, fatelo nel B2 e non scassate la minchia. Questo ve lo dico. Quindi i requisiti, come ho già detto, sono una LG Retro Custom e LG RH8 da sacrificare. Io questo glitch, ragazzi, l'ho fatto in maniera che potessero farlo anche quelli di Xbox One, perché mi sembra che tutti l'hanno presentato alla maniera PlayStation 4 e io l'ho voluto fare alla maniera unica, cioè sia per Xbox One che per PS4. Allora, andate in impostazioni voi di Xbox One e mettete mira manuale, ragazzi, quindi dovete andare in mira, scusate, io qui mi sono perso un attimo nelle impostazioni, e dovete mettere mira manuale. Quindi una volta che avete messo mira manuale, ragazzi, dovete andare in una community e prepararvi un partecipa sessione, o in una community o in un amico che sta giocando in un'altra modalità di puntamento diversa. Dopodiché dovete venire qui, ragazzi. Io lo faccio in questa maniera, poi come l'avete visto in giro fatevelo voi come cazzo vi pare, però non mi chiedete a me per altre cose, ok? Se lo fate come lo faccio io me potete pure chiedere, ma se lo fate in altri modi non mi chiedete, andatelo a chiedere dove avete visto il video. Io quindi, ragazzi, sono nel garage 2, vado a selezionare il garage 3, schiaccio X, freccia su X. Quindi, ragazzi, dovremo avere un caricamento infinito. Vedete, a me non è riuscito la prima volta. Quindi ritorno nel garage 2 e vado a schiacciare, come ho già detto, X, freccia su X, ragazzi. Non X e freccia insieme, no, X, freccia su X. Ci mettiamo, siamo nel 2, ci mettiamo sul garage 3 e facciamo quel discorso. Ragazzi, io ritorno sempre nel 2 perché io l'ho visto fatto così, quindi non so se il founder è quello che l'ha fatto così, comunque io l'ho visto fatto così e lui ritorna sempre nel garage numero 2. Quindi ritorniamo nel 2, ci posizioniamo sul 3, facciamo X, freccia su X, e a questo punto, se tutto sarà andato bene, avrete, diciamo, il giusto timing, vi darà un caricamento infinito. Premete doppio tasto PS, fate partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e skippate il secondo, cancellate il secondo, ragazzi, e vi troverete nel garage esattamente come ci trovavamo nei glitch precedenti, cioè senza mappa, con il pallino azzurro e con l'auto da poter duplicare, ragazzi. Come ho già detto, ragazzi, io l'ho fatto così perché comunque l'ho visto fatto così. Poi che gli altri dicano premete X e freccia insieme, premete tre volte su, sono cazzi loro. Io lo faccio così, ragazzi, perché l'ho tradotto così, il glitch era così, mi sembra, io l'ho preso da un francese, da un certo Kenny, poi ho visto anche il video di Upshazed, qualcosa del genere, e il video era così. Quindi, ragazzi, allora, una volta usciti dal vostro nightclub, richiamate il centro operativo e andate al centro operativo. Potete salvare l'auto anche nel CEO, ragazzi, già come ho fatto vedere in precedenza, quindi non continuate a chiedere sempre le solite minchiate, perché dopo un po' mi fate rosicare, mi fate nervosi. E prima o poi vi chiudo pure i commenti dal canale perché mi avete rotto bello il cazzo, insomma, bravo, bello bello me l'avete rotto il cazzo.
e entrate nel centro operativo mobile, ragazzi, che deve avere un veicolo dentro. Io in questo caso avevo una LG Retro Custom, però potete anche non averlo il veicolo, oppure salvate nel palazzo del CEO, che il palazzo del CEO deve avere un garage con un posto vuoto, ragazzi. Entrate nel garage, entrate nell'officina, fate una piccola modifica e riportate la macchina, oppure la lasciate lì se avete il CEO con tutti i posti vuoti, insomma. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Poi riguardate i video in precedenza, se qualcuno mi segue da parecchio sa che comunque queste sono cose già fatte, no? Facciamo come la professoressa, questo è un programma già passato, ragazzi, sono cose già viste, quindi è inutile stare lì a rivangare queste cose. Quindi rientriamo nel nostro garage e abbiamo il nostro clone, ragazzi. Non dico che il glitch è semplicissimo, perché non lo è, ragazzi, dovete sempre comunque trovare il timing o comunque pigiare freccia su e X allo stesso, al punto giusto, diciamo. Quindi non è una cazzata, non date retta a chi dice è facilissimo come al solito, solo per fare 4 vie, perché non è facilissimo. Detto questo, ragazzi, vi lascio un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.